Welcome back. Here we are again. It's 8 p.m. in Rocca di Papa, Italy, and we're here to follow all the news and relays which are going on throughout the world. I nostri amici dall'Asia stanno già dormendo, mentre in alcune piazze europee gli atleti stanno concludendo le manifestazioni con concerti e coinvolgimento della cittadinanza. Enquanto isso, os adolescentes das Américas estão se preparando para a largada. Qui, dal nord al sud, attraverso 6 fusi orari, stanno per partire 97 staffette. E adesso, con alcune immagini, ripercorreremo insieme alcune delle tappe principali delle staffette fatte fino ad ora. Como vieron, el testimonio ha partido de Wellington, Nueva Zelanda, pasando a continuación por Australia, Filipinas, China, India, Pakistán. 4 sono le staffette nelle zone medio orientali, Egitto, Giordania, Grecia e Terra Santa. Questa correrà domani, domenica 13 maggio, per permettere anche ai ragazzi ebrei di partecipare. All'Europa è il primo posto per numero di manifestazioni, con più di 80 staffette. Qui Run for Unity si è svolta in contemporanea con Insieme per l'Europa, manifestazioni di vari movimenti cristiani e associazioni che vogliono promuovere la pace e fraternità nel continente europeo. E se non avete visto la diretta da Bruxelles delle ore 17, potete scaricarla dal nostro sito, ve lo ricordiamo, www.runforunity.net. Meanwhile, here in Europe, we are witnessing some very exciting news. There is a Run for Unity that went on today in Northern Ireland, the place where in the past they have seen terrible moments of division and suffering. The actual event is happening at the gardens outside of the political offices where the historical Alliance for Peace happened or was signed. The youth are running together, which shows significant strides towards unity. E se ali construíram uma ponte entre eles, também no Brasil estão correndo sobre uma ponte de verdade. Em Manaus, a ponte que eles correm é a ponte do Rio Negro, que liga muitas pequenas cidades com a capital do estado. E seguimos en América del Sur. También en Paraguay, Asunción se realizó la corrida. Esta tarde con Fernanda y Jimena, ellas también del Paraguay, hemos registrado una pequeña entrevista que ahora lo vemos juntos. La actividad se realizará en la Secretaría Nacional de Deportes. El costo será alimentos no perecederos, abrigo o algo que ayude a la región del Chaco, que es una región muy pobre del Paraguay. El evento no solamente consistirá en correr, sino que también se podrá participar con bicicleta o con patinetas. Se realizarán también actividades didácticas, aeróbicas, estiramientos, etc. La jornada también contará con un concierto de grupo Generación de Luz. Días atrás se realizó la presentación de este evento en la Secretaría Nacional de Deportes con el ministro de Deportes y el encargado del evento, Nelson Benítez. Run for Unity fue declarado en Paraguay de interés deportivo por el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes. El director de gabinete expresó su inmensa alegría por apoyar este tipo de eventos y también felicitó a los padres y a todos los chicos que estamos trabajando por este evento. E dopo questo bellissimo video passiamo in Messico, ad Acacingo, dove i ragazzi per l'unità hanno pensato di fare comunque una marcia per la pace, nonostante i molti episodi di violenza che si sono verificati. Hablando della situazione che si vivió in nostra città di violenza e odio, escogimos realizzare una marcia per la pace. Bueno, il día del Run for Unity fue muy increíble, pues me di cuenta de que cuando se quiere se puede, y al dar amor recibimos amor. Descubrí que motivamos a la gente con la marcha que realizamos, pues la gente le contagiamos la alegría y el amor que damos a nuestro prójimo. En esos instantes sentí una paz enorme como si me hubiera transportado a un lugar donde todo es posible. Los frutos de nuestra marcha por la paz poco a poco se han dejado ver, ya que la alegría que transmitimos contagió a toda la gente que nos vio en el desfile. Incluso algunos llegaban a nuestro stand preguntando quién éramos nosotros. Una chica llegó a preguntar que dónde era la marcha por la paz, ya que quería apoyar en esta causa. Al retirarse, se notaba en su cara la alegría de haber encontrado chicos que vivían por algo diferente. Grazie per queste bellissime notizie. E non è tutto. Abbiamo anche provato a capire quali delle staffette hanno raggiunto dei record, vero Davide? Sì, Riccardo. Quello della staffetta più al sud lo detiene Teleu, in Argentina, nel cuore della Patagonia. I ragazzi per l'unità hanno preso di mira le panchine della piazza centrale della città e le hanno ridipinte scrivendo su ognuna un messaggio positivo, lasciando un segno indelebile nella città. También en la Ciudad de México, el récord a la corrida más alta. Imagínense, 2.300 km sobre el nivel del mar.
y porque es una de las más originales, concluirá con una fiesta para las madres, ya que mañana es su día. Il record per la staffetta tra i luoghi simbolo, invece, è detenuta dalla moschea Malcolm Shabazz di Harlem negli Stati Uniti, luogo di uno storico incontro tra Chiara Lubick e W.D. Mohammed, imam della comunità afroamericana, nel 15° anniversario del patto di fratellanza fra i due. E concludiamo con la staffetta più a ovest, che è anche l'ultima dell'edizione 2012 di Run for Unity, pensate a Vancouver in Canada. A dare il via sarà il sindaco, nel parco che circonda il lago di Lafarge, e anche qui i nostri 6 sì verranno in evidenza nelle 12 tappe del percorso. E agora chegamos quasi ao fim da nossa corrida. Run for Unity passou por todo mundo, cada canto da terra. Run for Unity per oggi finisce, ma noi andiamo avanti insieme in tutto il mondo portando la stessa pace e la stessa unità che abbiamo sperimentato in questa giornata. We thank you all for the news that you've sent to us from all over to keep everyone updated minute for minute with what's going on around the world. Run for Unity TV è un progetto che continuerà perché è un progetto nostro, è un progetto mondiale che vogliamo portare avanti per tenerci in contatto. Allora non ci resta che dire, restiamo collegati! Continuamos in contatto! Seguimos in contatto! Let's keep in touch! Thanks and ciao everybody! Ciao! Everybody. Ciao.